Continuiamo, fratello Giuseppe. Continuiamo con. Diamo il microfono a te perché non lo so con cosa continuiamo. Hai detto che il Signore ti ha parlato riguardo al carattere biblico Ruth. Stavo pregando su Ruth stamattina, Sì. una donna, una delle più eccezionali della Bibbia, praticamente. Una moabita pagana, che una donna, piccola donna, sconosciuta, non era di Israele, e che divenne, diciamo, nella genealogia, da lei provenne il Messia, attraverso la genealogia di cui lei faceva parte. Vuoi leggere dall'inizio, al tempo dei giudici? Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Malon e Cilion erano efratei di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Continuo. Sì, cioè praticamente capito, qua le cose andavano male in Israele, perché? Perché ai tempi dei giudici Israele era, diciamo, quasi sempre il 99% fuori binario, basta leggere il libro dei giudici. Al tempo dei giudici, dice, ora è un tempo, cioè Israele. Poi divenne peggio, sotto i re divenne ancora peggio, che poi fu idolatria istituzionalizzata dai re. Qui ancora era sparso, ognuno adorava il suo idolo per conto suo, era male, ma poi divenne peggio. E allora cosa succede? Che Dio non benedice Israele, diciamo, ma li maledice. Diciamo, Israele comincia a diventare un deserto, non pioveva, le campagne non producevano. E praticamente allora cosa ha fatto Elimelech, marito di Naomi? E cosa dice? Lui fa, dice, andiamocene via, andiamo a Moab. Moab era una nazione Pagana. pagana, era una nazione della discendenza di Lot. Va bene. E era giusto quello che faceva, andare a Moab? No, No. stava abbandonando Israele per andare a cercare da mangiare a Moab. Ma scusa, se Dio vuole che mangi bene, te lo dà in Israele. Se non ti dà il cibo buono in Israele, vuol dire che devi digiunare, pregare, disperarti, cercare il Signore. E vuol dire che c'è qualcosa che non va in te, non nel Signore. Perché Dio non provvede l'acqua, la pioggia, l'agricoltura, perché va male? È colpa dell'uomo, delle persone che adorano gli idoli, non di Dio. Quindi non devi andare a Moab ad adorare in mezzo agli idoli di Moabiti. Dio questo non gli è piaciuto, no? Giusto? Quindi praticamente Naomi e la famiglia erano fuori dallo spirito, fuori dalla volontà di Dio, stavano sbagliando tutto praticamente, fuori binario. Verso 3. Dove sei arrivata? Ecco, Sì, verso 3. continua. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. Quindi arriva a Moab e il marito muore e lei rimane con due figlie, va bene? Cioè Malon e Chilion, sì? Questi sposarono delle Si moabite, sposano con due moabite, cioè donne pagane. che era contro la Era legge. contro la È legge. vero, sì. Delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Passarono 10 anni, Dio va piano, Dio dà tempo alla gente di pentirsi, di ravvedersi. Questi qui non si ravvedono, vanno avanti tranquilli con le loro mogliettine moabite. Andiamo all'8. Allora cosa succede? Verso No, perdono, ha detto il 5? 8? No. Malone e Chilion morirono, hai detto? No. Poi Malon e Chilion morirono anche essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. E allora, muore il marito, muoiono i figli e Naomi rimane sola con le due nuore. Allora saltiamo al verso 8. Naomi disse alle sue due nuore: Andate. Tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito.
Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. Ecco che le vedove sono disperate, no? Morto il suocero, morti i mariti. E quei tempi non c'era l'assistenza sociale che ti danno niente, quei tempi si moriva di fame e basta. Motivo per cui Dio permise la poligamia, così che la moglie vedova andava ad abitare col fratello del marito morto e così poteva sopravvivere, quindi c'era un motivo. Verso 10, allora Naomi gli dice andate via, andatevene via, il Signore sia buono. Erano delle buone mogli queste, non erano delle pagane cattive, erano buone perché il Signore vi sia buono con voi come voi siete stati con i morti e con me. Quindi erano delle mogli sottomesse, educate, ubbidienti, nonostante erano pagane. Quindi questa è una cosa da prendere in conto. Verso 10. Come rispondono le due nuore? E le dissero: No, torneremo con te al tuo popolo. Capito? Quindi queste due pagane non erano pagane normali, tipo Dalila di Sansone o Jezebel di Acab, no, queste qui erano in gamba, queste qui praticamente si volevano rimanere con Naomi, si erano innamorate, veramente innamorate non solo dei mariti, ma anche della famiglia, che nonostante la famiglia era fuori binario, erano però israeliti, avevano la legge di Dio, la legge di Mosè, quindi una legge che non c'è paragone con questi popoli moabiti che sacrificavano bambini, non c'è nessun paragone, cioè avevano delle regole di pulizia, di rispetto, i genitori vanno rispettati, le mogli non vanno picchiate come le mogli islamiche, le mogli vanno amate e così via. Quindi queste mogli si sono viste trattate da questi israeliti in un modo diverso, si sono innamorate della famiglia di Elimelech che è morto e di Naomi. Dico, no, noi torneremo con te in Israele col tuo popolo. Dice, se in Israele sono tutti come questi qua, andiamo in Israele. Sapendo che là c'è la carestia, non fa niente. E Naomi cosa risponde? E Naomi rispose: Tornate indietro, figlie mie, perché vereste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possono diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. E allora Naomi gli dice: no, no, io non, figuratevi, perché loro si usava quando moriva marito. Potevi sposarti il fratello automaticamente, era un po'. Dici, guarda, non c'ho più figli da darvi, figlia, vi voglio troppo bene, è inutile che venite a fare le zitelle, andate a casa vostra e risposatevi. Va bene, allora, verso 14, esse piansero. Allora esse piansero ad alta voce di nuovo e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Quindi, ecco, 15, vai, salta al 15. Naomi disse a Ruth: Ecco, tua cognata si è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Come tua cognata. Quindi tua cognata se n'è andata, vai via anche tu. E quindi Naomi non la sta spingendo, vieni, vieni, che ti convertiamo a Dio, ti convertiamo all'ebraismo. No, no, dice, senti, sentiti libera. Vai dove. Non ti impongo niente, no, non mi devi niente. Io sono una vecchia. Dovrei prenderti cura di me, vai, lasciami morire in pace, che voglio morire col mio dolore, voglio morire con le mie disgrazie, non voglio esserti di peso. Vai, Ruth, sei giovane, bella, vai, non stare qui, non voglio che ti sacrifichi per me. E qui, verso 16 e 17 che segue, sono due scritture tra le più importanti di tutta la Bibbia. Cioè, queste due scritture brillano come un grande faro. Qui vediamo la risposta di Ruth, da qui intitolato il libro di Ruth. Non è il libro di Naomi, che già era, diciamo, una donna di Dio e anche in gamba, nonostante la famiglia era un po' fuori binario. Amava il Signore. Ma qui Ruth la vediamo come una donna esempio per tutte le donne e anche gli uomini. Guarda come gli risponde Ruth a Naomi, verso 16. Ma Ruth rispose: Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te. Perché dove andrai tu, andrò anche io. E Dove andrai tu, andrò anch'io. dove starai tu, io pure starò. Dove starai tu, io pure starò. Ecco,
Il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo popolo sarà il mio popolo. E il tuo Dio sarà il mio Dio. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anche io. Dove morirai tu, morirò anch'io. E là sarò sepolta. E là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Se altra cosa che la morte mi separerà da te. E questa è Ruth. E questa... E qui comincia la storia di Ruth. Siamo al capitolo primo. Qui sì. Comincia... Io però mi fermo qui perché oggi c'ho poco tempo, no? Un libro bellissimo da studiare, magari lo studieremo un altro giorno, ma volevo almeno enfatizzare questo. Dove vai, io vado. Dove starai, io starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove tu muori, lì voglio morire. E dove sarai sepolta, voglio essere sepolta insieme a te. Dio mi punisca se niente tranne la morte mi separa da te. Qui è... Leggi Luca 9, 57 a 62. Luca 9, 57 a 62. Ecco, qui vediamo un'immagine. Chi è Ruth? Ruth rappresenta il vero discepolo. Chi è Naomi? Naomi rappresenta Gesù, a questo punto. Fino a qui no, ma da qui in poi rappresenta Gesù. Rappresenta la chioccia. Amen. Quanto amore Naomi, la suocera. Le suocere di solito sempre si fanno barzellette contro le suocere. Ci sono suocere in gamba. Quanto amore Naomi deve aver dato a Ruth. E qui vediamo che Ruth dice un amore così e non l'ho mai visto. E non parla mica del sesso del marito, perché era morto. Parlava dell'amore di Dio. Sì, 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 sì. E Ruth dice, solo la morte mi separerà da te. Andare dalla mia famiglia non se ne parla neanche. Dai miei idoli non ne parliamo neanche lontanamente. Cercai mio marito, ma io sono sposato con lo spirito vostro. Aveva toccato con mano lo spirito del Dio di Israele. Leggiamo con le scritture, che bel parallelo qui con Luca 9, 57. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù le rispose, «Le volpi hanno delle tane». Gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse, seguimi. Ed egli rispose, permettemi di andare prima e seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Naomi, in certo senso, lo metteva alla prova. Vai, vai, vai via da Dio, lascia perdere il nostro Dio, lascia perdere il popolo di Israele, vai a pensare a te, vai a divertirti, ci sono tanti, sei una donna bella, bellissima era, perché Boaz se l'è sposata subito quando è arrivato in Israele, e questo lo vedete nei capitoli seguenti. Vai, non ho il diritto di... E lui dice, no, io... dovrò morire prima di lasciarti. Ecco, questo è l'amore della sposa di Cristo. E Dio la rende antenata di Gesù. Da lei, attraverso di lei, lei farà parte della genealogia attraverso cui verrà il Messia. Gesù, detto il Cristo. Ecco, fratelli, io volevo soffermarmi. Così dobbiamo essere. Fratelli,
quanto abbiamo da imparare dalle donne fedeli nella Bibbia, noi macisti, come si dice, maschilisti, noi capi famiglia, noi uomini forti, noi in gamba ci crediamo. Quanto dobbiamo imparare dalle piccole donne della Bibbia, donne come Abigail, questo è 1 Samuele 30, se non mi sbaglio, Abigail. Perché le donne, a forza di essere sottomesse agli uomini, hanno imparato una cosa che gli uomini fanno un po' di fatica ad imparare: l'umiltà, la fedeltà. Ci crediamo i capi, i pezzi grossi, e quello che c'ha l'ultima parola. No, caro. In Cristo Gesù, Galati 3,28, non c'è maschio né femmina. Torniamo a prima della maledizione, quando Eva non doveva essere sottomessa ad Adamo, ma in amore si completavano. Poi per via del peccato uno doveva essere sottomessa, Dio ha scelto la donna perché è stata quella ingannata dal diavolo, invece Adamo è stato ingannato dalla moglie. E da qui la sottomissione della donna. Ma ecco che arriva Cristo, vittorioso, dalla tomba, avendo vinto il diavolo, la morte, il peccato, la perdizione, ed ecco che le donne tornano a prima della maledizione, a prima dell'albero del bene e del male, a prima dell'inganno del diavolo. Ed oggi in qualunque chiesa vai ci sono più donne che uomini. Oggi le donne hanno superato gli uomini in quantità. Oggi qualunque religione vai, di solito le donne sono di più. Perché? Perché le donne oggi di solito sono più spirituali, sono più vicine al Signore. Le donne oggi, non c'è immagine più bella al mondo di una mamma che si prende cura di un bambino. Non esiste per me una cosa più ispirante di una mamma che si prende cura del bambino. Non esiste. Non esiste. Non è Davide che vince Golia, Sansone che uccide il leone, Salomone con la saggezza che sciocca la regina di Seba. No. L'amore di una mamma per un bambino non ha competizione. È l'amore di Dio. Quindi, fratelli, facciamo tesoro delle nostre mogli, delle nostre sorelle, delle nostre bambine. Perché se le bambine sono le più delicate. I maschietti più o meno sono più robusti e anche un po' troppo a volte, un po' troppo bulli. Nel nome di Gesù Cristo. E ecco, questa è la lezione che volevo condividere. Stamattina stavo leggendo la Bibbia prima della radio, stavo prendendo un po' di tempo con Gesù per mettermi in perfetto coesione di Dio, collegamento con lo Spirito. E mi sono così, Signore mi ha guidato a queste scritture, ho detto che sono troppo belle, devo metterle dentro, e Angela non sapevo dove mettere, ha già cambiato 4 volte la posizione nel programma di oggi, non sapevo, poveraccia, dove metterlo. E mi chiedevo, ma Giuseppe, ma quanto è lungo, ma non abbiamo un'ora. E no, ci metterò 15 minuti, i tuoi 15 minuti diventano un'ora, Giuseppe, non ce l'abbiamo. E allora gira di qua, un po' di negoziati, e alla fine ho preso il violino, piccola violinata, e Angela dice va bene. Angela non è mica troppo difficile da convincere, dopo mezz'ora lei si mette subito, lei capisce. Sì, allora quello che è rimasto con me da questo messaggio è che Ruth è l'immagine del discepolo che segue il maestro fino alla morte, anche senza ricevere niente in cambio. Se diventiamo così, se solamente accettiamo questo messaggio, questa è la sposa di Cristo. Cioè solo la morte deve separarci da Naomi, virgolette. Chi è Naomi, virgolette? È Gesù. In Cristo Gesù non c'è maschio né femmina. Sì. Una donna può rappresentare Gesù tranquillamente. Galati 3,28 lo dice. Perché la giustizia non ha sesso, va bene? L'amore di Dio non ha gender. Questo voglio raccontare a quelli là. Lascia che lo raccontino loro. Nel nome di Gesù Cristo, va bene. E allora questo è un piccolo insegnamento del libro di Ruth. Il resto studiatelo da soli, vedetelo voi.
È un libro bellissimo e io l'avrò letto, non so, forse 100 volte. È bellissimo. Non riesco mai a... Fa parte dei libri poetici. Gloria a Dio, Amen. gloria a Dio, gloria al Signore. E questo libro lo metterei a fianco di Canto dei Cantici, che non è Salomone e le sue 1000 agenzie matrimoniali. Questo è Canto dei Cantici, non è Salomone, quello è Gesù con la sposa. Salomone, che ne capiva lui di queste cose? Era lo spirito, va bene? Si è servito di Salomone. Quindi non pensate a Salomone, il libro di Canto dei Cantici, pensate a Gesù e la sua sposa, ma neanche tutte le scritture, molte scritture parlano di questo.